Come annunciato, il reparto di pneumologia torna nella sua sede di Piacenza da Castel San Giovanni e abbiamo in linea qui su Radio Sound proprio il primario di pneumologia dell'ospedale di Piacenza, il dottor Cosimo Franco. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno, come sta prima di tutto? Stiamo abbastanza bene. Abbastanza bene anche perché lei tra l'altro ha avuto anche lei il Covid. Eh beh, abbiamo avuto il Covid, abbiamo superato il tutto, da 15 giorni siamo ancora in pista. Ed è tornato subito dai suoi pazienti, immagino che siano stati mesi surreali e molto molto difficili. Mi piacerebbe anche sapere cosa ha visto nel reparto in queste giorni, in questi mesi molto tosti. È difficile in pochi minuti concentrare un mix di emozioni violentissime, vedere tanti tanti pazienti gravi tutti insieme, pazienti intubati, perché noi in terapia intensiva respiratoria Castel San Giovanni, che apro una parentesi, l'abbiamo aperta in 36 ore, quando questa azienda scelse, e secondo me con un'idea geniale, poi copiata da tante altre aziende, di aprire, di dedicare un intero ospedale a ospedale Covid, che è l'area identificata con Castel San Giovanni, quindi che rimane il primo ospedale Covid nazionale, a noi ci fu chiesto se andavamo lì a fare la terapia intensiva respiratoria. In 36 ore avremmo 6 letti di terapia intensiva nelle sale operatorie di Castello. Quindi fummo subito operativi, lavorammo insieme ai colleghi rianimatori di Castello e abbiamo dato una mano, penso, abbastanza consistente a gestire i pazienti che erano ricoverati nei reparti, diciamo così, a intensità di cura intermedia e a bassa intensità di cura, le varie medicine di Castello, la cardiologia, ma abbiamo occupato tutti i reparti di Castello con malati respiratori e siamo andati a fare la consulenza e a trattare l'insufficienza respiratoria non invasivo, in modo non invasivo con i caschi. Quindi oltre ai 7 pazienti intubati in terapia intensiva siamo andati in giro per i reparti a fare in modo che non venisse una rianimazione, anche perché letti non ce n'era. Certo, la sentiamo un po' male dottore, probabilmente perché è in ospedale anche in questo momento? Sì, sono in ospedale. Quindi magari è per quello. Comunque immagino che insomma lei ha visto centinaia di vite, purtroppo molti pazienti non ce l'hanno fatta. Purtroppo sì, anche se devo dire che a Castel San Giovanni i dati di mortalità sono accettabili, no? In terapia intensiva abbiamo avuto più di 80 malati ricoverati in 2 mesi, che sono malati in numero importante, visto la degenza, la durata della degenza di un paziente intubato, eccetera, e abbiamo una mortalità, sommato in linea, del 15% e in media con la terapia intensiva, anzi in teoria in certe terapie intensive la mortalità sfiora il 40%. Devo dire anche che tante terapie intensive regionali ci hanno dato una mano, perché non ce l'avremmo fatta da soli gestire una marea del genere di pazienti, per cui abbiamo, diciamo così, diluito e trasferito in buona parte delle terapie intensive della regione ai nostri pazienti, che però abbiamo recuperato tutti, ormai sono tutti tornati a casa i piacentini. Quindi è una bella notizia, insomma. Stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, dottore. Sì, finalmente sì, anzi, vedo una notizia in anteprima. Alle 1 ora e mezzo fa abbiamo dimesso l'ultimo paziente dall'utero di Castel San Giovanni, per cui il nostro lavoro praticamente a Castello è finito e chiuderemo oggi il reparto di terapia intensiva di Castello, torniamo a Piacenza in attesa di avere il nuovo reparto di pneumologia e di terapia intensiva respiratoria a Piacenza, che sarà pronto per i primi giorni di agosto. Quindi torniamo e torniamo con rafforzati, assicurando i piacentini che insieme alla direzione abbiamo valutato e ci stiamo preparando, sperando di non doverne mai fare uso, ci stiamo preparando a un'eventuale seconda ondata, da tanta gente insomma già preventivata. Speriamo che non succeda, ma se dovesse succedere in un autunno, stavolta saremo più preparati ad affrontarlo. Sì, speriamo che non succeda in effetti, però bella questa bella notizia che ci ha dato in anteprima, tra l'altro, e tra l'altro mentre dava questa bella notizia anche la linea telefonica sembrava andar meglio, forse era proprio un miraggio, insomma. Dal 1 giugno quindi si rientra alla base, si rientra a Piacenza, ma Castel San Giovanni comunque rimarrà un punto di riferimento. Assolutamente sì, noi
Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli operatori di Castello, dai direttori delle varie unità operative, ai medici, agli infermieri, ai caposala, alle OSS, tutti si sono messi a disposizione. Diciamo così, la miscela chimica che ha permesso di avere un'unione tra di noi vincenti a Castello San Giovanni è stata proprio questa. Abbiamo fatto squadra. Beh, questa è una bella E cosa. insieme si vince, uno di noi con Castel San Giovanni assolutamente non taglieremo il cordone ombelicale, tant'è vero che a Castel San Giovanni ci sono gli ambulatori post-Covid, cioè gli ambulatori per tutte le persone ricoverate in ospedale e anche per quelle che sono state curate a casa, che sono anche moltissime, e noi seguiremo per vedere se il virus ha lasciato loro un deficit respiratorio. Quindi noi 2 volte alla settimana andremo negli ambulatori di Castello a visitare i pazienti, sia pazienti ricoverati, sia pazienti che sono stati curati a casa per capire se hanno perso del fiato. Bello, questa è una bellissima cosa. Quindi, insomma, dal 1 giugno si ritorna a Piacenza, ovviamente il reparto di pneumologia, ma continuerete a essere sempre in prima linea. Complimenti per il vostro lavoro, dottore. Grazie, grazie a voi. Grazie mille e buon proseguimento. Alla prossima, grazie, salve. Buongiorno a tutti. Era il dottor Franco Cosimo, il primario di pneumologia dell'ospedale di Piacenza, qui su Radio Sound.